Definiamo ancora l'essere umano, l'umanità, la persona, ognuno di noi. C'è una cosa molto importante che secondo me la società in questo momento cerca di bypassare per la paura, che ci viene detta da San Paolo, mentre scrive agli Ebrei capitolo 9 versetto 27 e dice, afferma, «E come per gli uomini è stabilito che muoiano una volta sola». È stabilito che muoiano una volta sola. Una sola volta significa che abbiamo una vita sola e che non ci sarà il soddisfatti e rimborsato. Una volta sola. Questo dovrebbe farci capire che siamo fragili e allo stesso tempo farci capire che ci sarà un dopo. Magari lo vedremo sempre in una definizione. È un dopo che è l'eternità. Ma non c'è quindi il mi sono giocato male questa vita, ci riprovo un'altra volta. Non ci sarà questa cosa. Questa cosa dovrebbe darci una bilancia. Se noi mettiamo il fatto che viviamo una sola volta e che subito dopo ci aspetta l'eternità che è grandissima, cioè grandissima non si può misurare perché l'eternità sarà per sempre. Noi per sempre saremo come moriremo, come abbiamo vissuto. Quindi ci giochiamo tutto in questa vita. Quindi se noi prendiamo ogni decisione qui e adesso, anche in vista di questa unica morte e quindi l'eternità, beh, possiamo prendere delle decisioni che hanno molto più senso. Perché se noi diciamo, se noi pensiamo solo al presente o non pensiamo che arrivi la morte, non pensiamo che poi ci sarà un giudizio, un'eternità, beh, allora prendiamo magari le cose solo per il momento e chi se ne frega di quello che avviene, tanto poi c'è l'eternità. C'è questa cosa di una morte sola. Se noi riusciamo ad avere uno sguardo, San Paolo a un certo punto ha uno sguardo sull'eternità e dice: la momentanea, leggera sofferenza non è misurabile, non è calcolabile in base alla smisurata gloria di Dio che sarà riversata in noi. Beh, San Paolo chiama la sua sofferenza poco. Noi sappiamo che è stato bastonato, lapidato, l'hanno lasciato per morto, l'hanno buttato fuori di una città dicendo tanto ormai è morto, invece si è ripreso e così via. Perché San Paolo riusciva ad affrontare tutto questo e chiamarlo poca sofferenza, perché aveva uno sguardo verso il futuro. Lui che appunto ha scritto agli ebrei che moriamo una volta sola, aveva chiara questa cosa e di conseguenza, quando viveva il presente, lo viveva sempre in relazione di questo futuro. E uno dice, sì, ma allora il presente non lo dobbiamo vivere. Certo che lo dobbiamo vivere, anzi, lo vivremo sempre meglio, sapendo che c'è questa eternità. Sempre di più vivremo tutto questo nella grazia di Dio, con Dio, per Dio, perché sappiamo che poi la nostra vita volgerà verso quello, verso l'eternità. Allora riusciremo a prendere delle giuste decisioni in ogni momento. Non sarà solo per qualcosa di momentaneo, come dice, tutto passa, la scena di questo mondo passa, le cose di questo mondo passano. Ce le godiamo un attimo, ma poi tutto passerà. Allora non facciamo le cose per un attimo, l'attimo fuggente, per quest'attimo. Facciamolo sapendo che viviamo una volta sola e poi ci sarà tutta l'eternità. E allora sì che inizieremo già a godere adesso di questa eternità, perché l'eternità parte da questo momento. Dio, che è l'eternità, che è l'eterno dell'eternità, è già presente qui ora. E se noi abbiamo questa visione verso l'eternità, lo sperimentiamo, lo viviamo già adesso e ogni nostra scelta sarà ponderata, sarà fatta con sapienza, sarà fatta con gusto, sarà fatta nella luce e nella grazia. Vogliamo allora, sin da questo momento, prendere queste decisioni nella piena sapienza. Padre eterno e santo, tu sei eterno. E anche noi lo siamo, ma abbiamo un'opportunità sola, una vita sola, ed è così fragile, Signore. Non sappiamo quando sorella morte busserà al nostro cuore, alla nostra vita.
Non sappiamo quando non potremo più decidere e cambiare la nostra esistenza. Ed è per quello, Signore, che vogliamo vivere ogni giorno. Vogliamo vivere ogni sacramento come se fosse il primo, l'unico e l'ultimo. Signore, se impariamo sapientemente a vivere l'oggi, ecco che allora anche l'eternità avrà un gusto completamente diverso. L'oggi, la tua presenza, Signore, è qui, sapendo che ci dai oggi per decidere ogni cosa. E in ogni oggi, Signore, mettiamo un seme che raccoglieremo anche nell'eternità. Non vogliamo farci impaurire da nulla in questo momento, sapendo che tutto è passeggero, che tutto è momentaneo, che la scena di questa vita cambia e a un certo punto lasceremo tutto per andare verso di te e in te, Signore. Ed allora, Spirito Santo, vieni ancora con i tuoi santi sette doni, a rivelarci la vita, il qui e l'eternità, a rivelarci la nostra vocazione, la chiamata, a vivere il cielo già qui e adesso, a costruire un regno di bene, di giustizia, di grazia e di luce, a farti crescere, o Dio, nel nostro cuore sempre di più, in modo che quando lasceremo questa terra saremo solo pieni di te e potremo andarti a godere istantaneamente e per sempre. Oh Spirito Santo, ancora istruiscici. In un mondo che giace sotto il potere del nemico, del maligno, dell'ignoranza, dell'oscurità, che vive solo il presente, senza ragionare per il futuro, credendo di essere eterno qui sulla terra, credendo che ci sono altre vite, dona invece a noi questa grazia di vivere la sapienza. E donaci anche di poterlo comunicare a tanti altri, perché molti vengono salvati e non muoiono, in peccato mortale vadano all'inferno. Donaci invece, Signore, di poter comunicare la tua vita e la salvezza a tante persone, perché non solo noi, ma tante altre persone possano vivere bene questa unica vita e poi godere dell'eternità con te. Amen. Quindi non è come in quei fogliettini che erano all'interno dei Boeri, che ti dicevano: riprova, sarai più fortunato. La vita non è una riprova, la vita è viverla adesso, qui e ora, sapendo che abbiamo una vita sola. E se volete, avevamo già definito il tempo. Alla fine, noi viviamo solo nel presente, viviamo l'adesso con Dio, viviamo questa giornata nella pienezza di Dio, nella fede in Dio. Fede che faremo ancora crescere questa sera, vi aspetto alle ore 21 per la diretta. Questa sera vedremo, vi parlerò di fare esercizi questa sera, degli esercizi che aumentano la nostra fede, e aumentando la fede crescerà quindi la risposta di Dio alla nostra fede. Quindi come fare a far sì che Dio risponda maggiormente alle nostre preghiere? Avendo più fede. Come si fa ad avere più fede? Questa sera vedremo quali esercizi possiamo fare, cosa possiamo fare, perché questa fede, soprattutto la visione che abbiamo trattato nelle ultime settimane, possa crescere in noi e quindi crescerà la gloria di Dio.